Barletta si tinge di rosa per la 24esima edizione di Lilt for Women, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro il tumore per aiutare tutte le donne a dotarsi dell'arma più efficace per combattere il cancro al seno, la prevenzione. Da nord a sud dell'Italia, monumenti, piazze e teatri si sono illuminati di rosa per ricordare che si può vincere la sfida contro questa terribile patologia che colpisce 48.000 donne ogni anno. L'importanza vitale della prevenzione, della diagnosi precoce e il messaggio promosso anche dai volontari della Lilt ritrovatisi nel piazzale antistante il castello di Barletta. Qui le compagnie di danza della città hanno messo in scena alcune coreografie animate da nastri rosa per aderire all'importante campagna di prevenzione del cancro al seno promossa dalla Lilt. Siamo qui con nuove scuole di danza per realizzare questo grande evento, questa 3 giorni, a partire dal venerdì con nuove flash mob distribuiti nell'intero territorio della città di Barletta, ma con questo finale che è chiaramente questo grande flash mob di quasi 300 ragazze che chiaramente ballano veramente, ma soprattutto perché sono sensibili, sono state sensibilizzate alla prevenzione dei tumori al seno. Durante il mese di ottobre i 400 punti di prevenzione delle 106 sezioni provinciali della Lilt sparsi su tutto il territorio nazionale saranno a disposizione per informazioni, divulgazione di opuscoli, visite senologiche e controlli diagnostici clinico-strumentali. Un'attività di sensibilizzazione costante, dicono a Barletta, che si va espandendo anche nelle scuole. Noi stiamo sensibilizzando tutto il territorio dei 10 comuni, ma addirittura partendo anche da quelle che sono anche le lezioni di autopalpazione nelle scuole superiori, quindi alle ragazze delle scuole superiori, i nostri medici, i nostri volontari della loro età vanno appunto a consigliare e a dare informazioni su come effettuare l'autopalpazione. Associazioni, club ed organizzazioni del territorio non hanno fatto mancare il loro sostegno all'iniziativa della Lilt, che ha avuto il merito di avvicinare alle proprie campagne di prevenzione anche il mondo dell'imprenditoria privata. Che quest'anno il nostro comitato non si è voluto appunto assentare a questo evento importante. Tra l'altro il nostro comitato Strade dello Shopping nasce con questo oggetto, quello di creare eventi socioculturali sul territorio. Quindi riteniamo che mettere a disposizione le attività commerciali facenti parte appunto del comitato per essere utilizzati come cassa di risonanza a questo evento dal nome Io Faccio Prevenzione sia una cosa meravigliosa e proprio a fondo sociale ovviamente.